Buongiorno, benvenuti alla scuola. Ormai è una tradizione che dopo 48, alla 48esima volta possiamo dire che è davvero una tradizione. Ci incontriamo per parlare della stagione concertistica entrante con il direttore artistico della stagione, che credo conosciate tutti quanti bene, il maestro Swan, anche se è da poco direttore artistico della stagione, è soltanto il secondo anno che la segue lui. Di contorno alla sua presenza ci siamo io per la scuola normale e il segretario generale della Fondazione Pisa, che sono due dei partner di questa iniziativa. Prima di dare la parola all'avvocato Trenta, vorrei dire due parole anche da parte degli altri partner di questa iniziativa, perché è giusto dare anche il conto del loro contributo importante alla stagione. Si tratta della Fondazione Teatro, come sapete ormai da qualche anno l'organizzazione della stagione è demandata appunto alla Fondazione Teatro di Pisa. È una partnership in cui i tre partner principali, Fondazione, Scuola, con un addentellato che dirò tra un istante, e Fondazione Teatro, svolgono al meglio i ruoli e portano la loro specializzazione nel realizzare questa iniziativa. Quindi la Fondazione Teatro porta tutta l'expertise nel rapporto con gli artisti, nella gestione contrattuale e così via, e in questo alleggerisce una parte importante del compito amministrativo. La scuola, assieme, dicevo, un altro partner, all'Associazione Amici della Scuola Normale, e porto qui il saluto del suo presidente, che è il professor Sabino Cassese, ha il compito di selezionare e sostenere il direttore artistico, e in questo il ruolo dell'associazione è un ruolo importante, perché di questi tempi il sostegno finanziario è un ruolo importante. Come sapete, è sempre più difficile e sempre meno proprio per i bilanci delle amministrazioni pubbliche come la scuola normale fare qualunque passo in direzioni che non siano strettamente collegate a quella che è la missione istituzionale. Quindi in qualche modo noi saremmo in difficoltà a sostenere una stagione concertistica come quella che sosteniamo e che siamo felici di offrire anche alla cittadinanza, se non avessimo questi due partner in modo importante, l'Associazione Amici della Scuola Normale e, direi, soprattutto la Fondazione Pisa. Mi hanno telefonato e chiesto di salutarvi sia il presidente dell'Associazione Amici, il professor Cassese, che in questo momento è in Colombia, sta facendo delle lezioni a Bogotà. Beato lui, io non ci sono mai stato in Colombia, non so voi, e il presidente della Fondazione Teatro, l'avvocato Toscano, che invece è impegnato in attività da avvocato molto meno divertenti, forse, di quelle che sta svolgendo il professor Cassese. Abbiamo con noi il segretario generale della Fondazione Pisa, come vi dicevo, perché Claudio Pugelli, il presidente, che vi saluta, è in viaggio verso Milano per una questione amministrativa che mi ha spiegato in dettaglio, ma che io non divulgherò. Do quindi la parola al segretario generale per un saluto della Fondazione Pisa. Buongiorno a tutti, sostituisco il mio presidente, come ha detto il rettore, della scuola normale. Allora, sui concerti della normale buona parte è già stata anticipata. A me piace aggiungere, insomma, che a mio parere, rappresenta un buon modello di collaborazione tra tre importanti istituzioni operanti sul territorio pisano, che riescono a
consegnare, insomma, alla cittadinanza questa produzione che noi sosteniamo dal 2001, ma che risale al 1967, quindi nel secolo scorso. Il modello è interessante, secondo me è buono, come ho detto, perché definisce esattamente i ruoli e quindi le responsabilità che ciascuno di questi attori viene ad assumersi. Così al termine di ogni ciclo è possibile fare un'analisi dell'accaduto e capire come migliorarlo. Questa collaborazione si regge su un accordo trilaterale che è stato affinato in questo periodo, che è cominciato nel 2001 fino all'ultimo ciclo che è stato sottoscritto, per il quale è stato sottoscritto quest'anno l'accordo, che prevede anche un'attività di monitoraggio. Richiamo anche quello che ha detto poc'anzi il direttore Beltram sulla ruolo della Fondazione, che il cui contributo innanzitutto economico riesce a tuttora a sostenere queste iniziative. Se guardiamo purtroppo il budget di questa specifica stagione, vediamo come quasi l'80% dei costi che in genere sono coperti attraverso i contributi innanzitutto della Fondazione, ma anche degli altri che la sostengono. Questo meriterebbe forse una riflessione anche un po' più ampia, però ecco, questo è il modello che a tutt'oggi è in pratica e che almeno per i prossimi 2 anni continuerà a funzionare. Questo mi pare che, oltre a questo, non entro nel merito perché non sono capace assolutamente, per cui mi fermerei qua. Grazie, grazie mille. Avvocato, me l'avete già sentito dire, ma lo ripeto, perché la scuola è coinvolta e anzi ha promosso questa iniziativa? La convinzione nostra era ed è che l'offerta culturale che la scuola deve proporre ai propri allievi deve comprendere la musica. La convinzione profonda nostra è che questo faccia parte e sia un tassello importante dell'offerta complessiva che noi predisponiamo per i nostri allievi. Noi crediamo che un buon normalista, un matematico, prendendone una disciplina a caso, un buon matematico non debba soltanto essere formato in maniera molto approfondita della matematica, o meglio in un sottoinsieme della matematica, come succede spesso, ma vorremmo che questa persona portasse con sé tutta un insieme di sensibilità e di conoscenze e di elementi che fanno quell'insieme che si chiama cultura, del quale fa parte non solo la matematica, ma anche tutta una serie di altre discipline e aspetti della nostra vita, e tra questi appunto la musica. Questa è la motivazione primaria della scuola. Naturalmente noi, la scuola, siamo felici di offrire e condividere questa opportunità con l'intera cittadinanza, e devo dire che la cittadinanza è da sempre con noi in questo percorso. Con, non solo con gli abbonati, ma in generale con i frequentatori della stagione, che riscuote sempre e sistematicamente un successo di pubblico più che soddisfacente. Nostra preoccupazione è, come sapete, come conseguenza di questo, più che produrre una stagione che faccia cassetta, produrre una stagione che contenga stimoli, idee, intelligenze, innovazione. Questo può qualche volta rappresentare un ostacolo alla mera vendita di biglietti, per cui io non sono sorpreso di quello che dice l'avvocato. Una parte importante delle entrate della stagione derivano dai contributi strutturali che arrivano alla stagione stessa più che dalla vendita di biglietti, anche se il grado di occupazione del teatro è sicuramente soddisfacente, siamo sempre intorno al 60-70% medio, quindi livelli più che soddisfacenti per il grado di occupazione. Però se in qualche concerto
che è un po' lontano dalle aspettative o dalle consuetudini. Noi dovessimo avere qualche presenza in meno, ma il prodotto finale sarebbe quello di una stagione coerente e culturalmente e scientificamente più completa. Beh, questo è un rischio che credo vorremmo correre. E su questo ragionamento e su questo tipo di approccio che è nata quasi naturalmente la scelta del maestro Swan come direttore artistico della stagione. Lo vedrete anche in questa presentazione, qual è il filo conduttore, qual è la logica, qual è l'eleganza con cui è stato concepito questo programma. E lo dico io perché il maestro non lo può dire, è ancora più stupefacente che questi risultati siano possibili se considerate quanto minato sia il terreno di costruire una stagione concertistica. Questo è un riso amaro, credetemi. No, ben detto, perché minato è la parola proprio giusta. Sì, sì. Nel senso che si tratta di incrociare le risorse con le disponibilità, con le date, con le possibilità del teatro e con le idiosincrasie degli artisti, e non solo degli artisti, e di tutto questo non vi dirà il maestro Swan, almeno spero che tu non lo faccia, no. Mentre vi dirà del prodotto finito, perché è così e quale senso culturale ha l'offerta che vi proponiamo quest'anno. Quindi do la parola al maestro Swan. Grazie Jeffrey. Grazie Fabio. Io prima di attaccare la stagione, questa stagione un po' in dettaglio, non posso non aggiungere una parola su quello che diceva ora il direttore Beltram, su proprio questa linea che secondo me abbiamo preso e che dobbiamo prendere. È un conto mettere su una stagione di concerti scegliendo tutti i nomi più famosi e tutte le cose in sé che avranno più attrazioni garantite, ma questo per me non comunque è giustificato per una stagione musicale, ma innanzitutto non una stagione musicale per la Fondazione di Pisa e per la Scuola Normale, della Scuola Normale, perché secondo me dobbiamo avere un significato culturale, un significato per la città, per l'università e per la scuola, cioè di rappresentare qualcosa, una coerenza culturale, musicale, storica, sociale, eccetera, una cosa che secondo me dovrebbe arricchire, stimolare il pubblico e innanzitutto poi i giovani. Difatti uno degli aspetti della stagione che quest'anno è cresciuto e che spero nel futuro continuerà a crescere è la presenza di conferenze attaccate ai concerti. Comincio proprio con questo perché io quando nel 2004 ho cominciato a fare le mie serie di conversazioni concerti qui con la sera precedente del concerto, una conferenza qui alla scuola e poi l'indomani il programma, secondo me a parte l'interesse che in sé queste occasioni possono rappresentare, svegliare, quello, l'informazione che io posso dare, e a parte anche l'aspetto, secondo me, anche importantissimo di creare un ponte di comunicazione molto più attiva tra chi suona e chi ascolta, cosa che oggigiorno, secondo me, è uno dei grandi problemi del mondo del concerto, che è sempre più passivo, sempre un rapporto più che rispecchia in qualche modo YouTube, e, insomma, una cosa del, che no, invece vorrei una comunicazione molto più diretta, attiva, ma a parte tutto questo, rappresenta una presenza nella scuola, e con una presenza molto alta di studenti alle conferenze, e quindi che, dopo ogni conferenza c'è sempre un gruppo anche numeroso di studenti che vengono a parlare, a chiacchierare, a commentare, e questo trovo che sia non solo bello ma essenziale, perché stimola un po' questa presenza nostra, i caratteri proprio di questa nostra iniziativa, che non solo una serie di concerti, non solo una stagione concertistica, non solo una stagione teatrale, ma anche innanzitutto una presenza culturale qui a Pisa e dentro la scuola. Ecco, ho fatto la mia predica. Prendiamo un po' questa stagione. Io il tema conduttore, cioè filo conduttore della stagione è l'esotico.
che non comprende ogni singolo concerto e non dovrebbe, sarebbe assurdo pretendere di fare una stagione complicata con questo, dove ogni singolo pezzo in qualche modo manifestasse un solo tema. Al tempo stesso credo che sia indispensabile avere qualcosa che collega in certo modo i vari concerti, che non sia semplicemente una serie di avvenimenti del tutto sconnessi. Quindi l'esotico è un tema molto interessante, anche molto ricco, perché copre tutti i periodi musicali, dal primo barocco, dal rinascimentale ai nostri giorni, e perché ha tanti aspetti. Io preferisco non parlare troppo in dettaglio proprio del tema stesso, perché ne parlerò sia nella conferenza prima del primo concerto, cioè il 18 ottobre, la mia conferenza qui il 17 ottobre, anche nel mio piccolo ciclo di concerti in aprile, ma anche i vari altri artisti che parleranno proprio di vari aspetti. Ma solo vorrei indicare un pochettino che per l'esotico significa tutto quel che i compositori, gli artisti, hanno sentito come attrazione di cose nuove che venivano da fuori dalla cultura europea, dalla cultura locale. Già per i francesi era esotico la Polonia, per così dire, ma in tante maniere diverse, come un riflesso della scoperta dell'America, per esempio nel Rinascimento, come riflesso della scoperta delle prime mostre dell'arte giapponese e cinese all'esposizione di Parigi alla fine dell'Ottocento. E questo come è stata l'attrazione del pubblico per queste novità, ma anche come la scoperta di queste novità abbia aperto completamente nuove strade per i compositori, per gli artisti. Posso dare come un esempio non musicale, ma la scoperta dell'arte africana ebbe su Picasso un effetto straordinario, che in un certo senso fu responsabile per le Demoiselles d'Avignon, il quadro forse più importante di tutto il movimento pittoriale del primo Novecento, o l'esotismo in Modigliani, se parliamo di una mostra che ci propone quest'anno la Fondazione qui a Pisa, che senza questo orientalismo, questo desiderio di riprodurre in qualche modo Modigliani non sarebbe stato, e così via. Insomma, è un argomento molto ricco, molto complesso, con molti aspetti, che questo che vedremo. Ora faccio un pochettino, voi avete tutti i programmi, credo, almeno i dettagli, così che seguiamo un pochettino, spiegherò due parole su ogni programma, un pochettino il logico ragionamento del programma. Io quest'anno, dopo aver cominciato il mio periodo come direttore artistico l'anno scorso con la nona di Beethoven, volevo fare un'altra cosa festosa, però completamente diverso, e ero determinato di far venire l'Italia. Si può vantare di certe grandi glorie, e una delle glorie in italiano è che voi avete i due o tre migliori complessi di musica rinascimentale e barocca del mondo, tra cui l'Accademia Bizantina in prima linea. Quindi la possibilità di far venire l'Accademia Bizantina, che questo anche come punto di partenza per un anno dove esploreremo l'esotico, di fare una cosa veramente di casa, di avere un concerto di Vivaldi con l'Accademia Bizantina, con un grande violinista molto specializzato innanzitutto in quel mondo come Giuliano Carmignola, mi sembrava un'occasione da non perdere. Quindi è un po' una partenza in provocazione, perché una partenza bisogna stabilire il casa prima o poi di esplorare l'esotico, diciamo. Questo è proprio un concerto nostra, se vogliamo. Passiamo al secondo concerto, che è il duo pianoforte e mezzosoprano, Chiara Opaglio e Silvia Regazzo. E questo è un programma significativo perché riflette anche una cosa che avevo già iniziato l'anno scorso, di proporre al pubblico qui giovani artisti all'inizio della carriera che fanno programmi molto interessanti e che possono, sono d'accordo di venire anche a parlare qui alla scuola, come quasi coetanei degli studenti, quindi di rappresentare un approccio molto particolare, molto diverso e molto giovane. E in questo caso anche perché sono bravissime, sono incantevoli anche, devo dire, e poi fanno un programma meraviglioso che rispecchia molti aspetti del tema, dell'esotico, per esempio Scheherazade di Ravel,
che comincia a fare ansia, che questa idea dell'Asia come questo intossicante immagine, ma anche trovo molto stimolante, e difatti io farei di tutto per esserci per la conferenza che fanno, perché quando dicono la nostra patria non è qui, la citazione che loro danno per titolo della conferenza, che non è stato, non è mio, quella è loro, è una citazione da uno dei poemi del Wesendonck-Lieder che loro fanno di Wagner, che ovviamente è un'opera fantastica, perché in uno di questi Lieder c'è la citazione, il titolo del canto è La Serra, e che dice che quei fiori, quanto siano belli, sono sempre esotici e non sono di qua. E c'è questo, e quindi questo è un aspetto inaspettato del mio tema che loro esploreranno, che veramente trovo molto stimolante come idea. Questo sarà certamente un concerto veramente di grande interesse. Abbiamo poi il concerto dedicato al ghetto di Varsavia, questo esperimento. Questo non è proprio esotico, però va benissimo, perché quest'anno ho deciso, anche stimolato dalla fondazione, di fare, come vedremo, un programma sulla musica ebraica e la presenza ebrea in Europa, che è sicuramente, in un certo senso, il problema dell'esotico anche sta lì, perché la presenza ebrea è sempre stata sentita come una presenza esotica, in un senso, ahimè, molto negativa, però anche molto fertile, molto, io sono anche ebreo, quindi per me è una situazione che vivo in modo molto, molto diretto. Quindi passiamo poi al quartetto Belcea, lì non ha niente a che fare, il programma posso dire che è completamente diverso, ma anche questo è un nuovo quartetto che sta facendo molto rumore, nel senso più positivo possibile, nel mondo della musica, e mi sembrava giusto presentare, mi piace moltissimo presentare per la prima volta gruppi o persone solisti qui a Pisa, che poi magari fra 10 anni saranno i più famosi del mondo, e voi potrete tutti dire: ah, li abbiamo sentiti quando ancora? E questo sarà certamente il caso con Quartetto Belcea, un gruppo poi molto internazionale e veramente molto bravo, che fanno un bellissimo programma a parte questo. E poi finiamo la prima parte non finiamo perché c'è ancora anche l'altro, ma un programma molto interessante con un grande clarinettista italiano, Alessandro Carbonari, con un gruppo che fanno questo programma, e quello è un programma che c'è l'esotico per Stravinsky nel jazz, l'Histoire du Soldat, il pezzo di Stravinsky emblematico del periodo della Prima Guerra Mondiale, e che lui non conosce neanche il jazz, qualcuno gli ha portato un po' di musica e gli ha descritto jazz, il direttore d'orchestra Anselme, e lui così ha avuto un'idea di quello che doveva essere, e che scrive in L'Histoire du Soldat un jazz tutto suo, però con questo interesse di trovare quello che rappresentava per lui la musica americana, la musica nera, in un linguaggio molto molto particolare. E devo dire anche Charles Ives, che sarà un riflesso, Charles Ives, il nostro grande compositore americano dall'inizio del Novecento, quindi con voci recitanti, ovviamente con il Stravinsky. Questo sarà veramente certamente un programma molto interessante e molto stimolante, un programma molto insolito, devo dire. E finiamo la prima parte dell'anno con il primo concerto dell'Orchestra della Toscana. Devo dire che noi qui siamo veramente fortunati, perché abbiamo questa serie di concerti dell'Orchestra Regionale, un'orchestra tra certamente le migliori in Italia, e che ci offrono dei programmi di grande interesse, e ci dà la possibilità di offrire anche concerti sinfonici nella stagione, che altrimenti, anche per motivi economici, anche per motivi di complicazioni di organizzare i tournée, eccetera, eccetera, è sempre molto, molto difficile. E in questo programma c'è poi un pezzo perfetto tematicamente, difatti ero estasiato quando ho visto l'offerta, l'ho preso subito, perché c'è la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, che a parte un pezzo perfetto per la stagione, per feste, eccetera, eccetera, un pezzo che amiamo tutto, che è una delle più belle e più celebri manifestazioni di questo rapporto con l'esotico, con l'America, con quello che rappresentava per compositore a fine 800 come Dvorak, che poi anche ha vissuto 3 anni in America, quindi un rapporto non solo superficiale ma anche profondo.
Poi passiamo all'inizio dell'anno prossimo e abbiamo il programma del Trio di Parma, un gruppo ormai anche molto famoso qui in Italia e all'estero. E loro fanno, cioè la prima parte riflette l'esotismo in molti modi diversi, la visione della vecchia Russia, del ghetto in Russia, da un ebreo molto americano, Aaron Copland, che praticamente in gran parte definì quello che poi divenne lo stile americano del periodo tra le guerre. Invece questo è un pezzo, Vitebsk, una città della Russia ebrea, quindi un po' un riflesso personale, una cosa abbastanza molto interessante e molto unica. Anche poi il pezzo di Maurizio Kagel, che guarda verso orizzonti lontani, poi messo insieme con Schubert, che quindi il compositore forse più locale, più venese che si possa essere, quindi un bellissimo programma dal Trio. Qui abbiamo invece, poi il 20 gennaio abbiamo il concerto collegato con la mostra di Modigliani, e per quello è stato anche molto interessante per me, una certa sfida anche, di cercare di trovare un programma giusto per Modigliani. E innanzitutto mi sembrava giusto fare una cosa interdisciplinare e di rappresentare quel mondo di Parigi durante la prima guerra, dove Modigliani, con la sua vita così, così breve, ebbe il momento di gloria, diciamo, che lui era molto amico di Satie, ma innanzitutto del poeta Apollinaire, e quindi fare un programma di musica accompagnati dai poemi di Apollinaire, cioè pezzi musicali in qualche modo collegati con le poesie. Mi sembrava veramente forse il modo migliore di celebrare il pittore Modigliani in termini culturali storici. Quindi questo pianista israeliano, Gleitzheimer, che sta facendo veramente una carriera strepitosa, e questo sarà un concetto molto insolito, ma credo veramente interessante e stimolante. Poi andiamo a un concerto di nomi molto noti, di Mario Brunello, grande violoncellista italiano, ma anche non solo grande violoncellista, ma forse il protagonista del mondo della musica in Italia, più in vista, più attiva, più che ha appena anche scritto un libro, personaggio sempre alla ricerca di nuove possibilità culturali, musicali, mai contento solo di suonare il repertorio, ma di trovare sempre cose nuove. E in questo caso insieme col famosissimo jazzista americano Uri Kane, fa un accoppiamento di Bach e poi improvvisazione su Bach, che in un certo modo anche entra sull'esotismo, se vogliamo, come lo dirò dopo, ma insomma questo mi sembrava la possibilità di fare questo programma, non mi sembrava irresistibile, e questo sicuramente sarà un programma di grande divertimento e di grande interesse, di due grandi artisti da due mondi talmente diversi, però in un certo senso anche con un'unione molto forte. Poi andiamo a una cosa che riflette un altro aspetto dell'esotismo, quello del Rinascimento, del Barocco, con il concerto dei Cavalieri, un gruppo che nasce qui a Cortina, Cavalieri, insomma qui anche forse dentro la scuola, che propongono un programma di scene, di opere, di musiche, scene di opere seicentesche, inizio Settecento. In questa fase l'America era, significava anche ovviamente colonialismo, imperialismo, le nuove scoperte, l'epoca des Indes Galantes e tutto questo. Quindi è un modo di concepire il barocco, secondo me, molto importante e spesso anche trascurato, che noi abbiamo un'idea di barocco forse molto centrato sull'Europa, invece era anche un momento dove la scoperta dell'America e questo senso dell'apertura dei confini in genere era molto molto importante. Quindi questo è un modo di manifestare questo. Ogni anno facciamo una sera dedicata proprio al teatro, alle attività del teatro. Quest'anno abbiamo la fortuna che l'opera che ci hanno proposto è Il meraviglioso barbiere di Siviglia di Rossini, che insomma sono molto contento perché è un capolavoro che ci piace a tutti, insomma. Poi abbiamo un concerto per cui farò anche un'altra intervista. Questo programma del Hazan è il termine ebraico per cantore religioso,
Alberto Mizrahi, che io conobbi in Israele qualche anno fa, che lui faceva con l'Orchestra Nazionale Israeliano, con Zubinetta, una versione liturgica sinfonica di un compositore moderno israeliano, e che mi fece un'impressione straordinaria, anche, e poi l'avevo sentito anche in sinagoga, cioè che lui per il Shabbat di mezzo tra i concerti, lui serviva nella sua funzione normale, lui di fatto ha una sinagoga a Chicago, dove lui è di casa. E difatti, parlando con l'ex direttore della fondazione, Braci Torsi, mi aveva chiesto se fosse possibile pensare a fare un concerto di musiche liturgiche ebraiche. E questo nel contesto anche di questa stagione dell'ebreo come l'esotico eterno mi è venuto in mente, così è stato non tanto facile mettere su anche per i problemi di uno che ovviamente kasher, che non può viaggiare sabato, che ha certe limitazioni anche di come, cosa e cosa, insomma, quando deve poter cantare, insomma l'abbiamo comunque, siamo riusciti e, siccome è un mondo nuovo per molti di voi, anche per me in un certo senso, anche se posso dire con orgoglio che mio bisnonno era un cantore famoso in Lituania, anche suo padre e suo padre, quindi la musica per me viene proprio da qual fonte, insomma, quindi per me questo è anche un concerto, una diciamo esplorazione molto personale, e che farò una conferenza anche proprio sulle varie tradizioni liturgiche ebraiche in Europa, che sono molto diverse, che hanno molti punti in comune, che nascono proprio anche da motivi religiosi, culturali, però che riflettono situazioni molto locali, sia dell'Europa orientale, della Spagna sotto i Mori, i musulmani, in Italia, Spagna, insomma un po' dappertutto. Quindi un programma molto misto, c'è anche, vedo anche, lui non è riuscito a resistere a fare anche qualche cosa di opera, ma sai, come tutti quanti che non fanno, non resistono mai di fare, sarà anche un bel divertimento, sono sicuro che questo sarà veramente un concerto eccezionale. Mizrahi è straordinario, anche come carisma personale. Poi invece torno anche con questa mia idea di presentare giovani al pubblico di Pisa e alla scuola, anche perché contemporanei dei studenti. Denis Kožuhin è il vincitore dell'ultimo concorso Regina Elisabetta a Bruxelles, concorso che ho vinto anch'io nella notte dei tempi, e quindi l'avevo sentito un altro concorso, mi è piaciuto tantissimo, e ci fa un programma molto brillante, molto particolare, però con qualche accenno anche tematico, per esempio la Islamè di Balakirev, la fantasia orientale, che sarebbe anche nel contesto, nel mondo di oggi, una cosa un po' piccante se pensiamo a cosa rappresentava Islamè per l'Ottocento russo. Insomma, e poi c'è il concerto di Pasqua, abbiamo di nuovo l'orchestra della Toscana in un bellissimo programma che non ha niente a che fare col tema, però sempre un bellissimo programma, un programma che alla Giupiter di Mozart si giustifica da sé, secondo me non ha bisogno di giustificazioni ulteriori. Poi invece abbiamo i miei concerti, la mia settimana di due concerti, due conversazioni, e lì veramente cerco di fare un'osservazione un po' più dettagliata a questo tema delle seduzioni dell'esotico. Prendo dalla musica turca di Mozart alle mazurche di Chopin, insomma, e prendo innanzitutto un filo a doppio sensi, quello dell'attrazione dell'esotico come elemento popolare, come elemento da facile divertimento. Invece poi l'altro corrente è la scoperta di novità possibili, la scoperta di nuovi correnti attraverso la scoperta dell'esotico, di nuove musiche, di nuove non solo musiche ma anche sculture, pitture, anche immagini. E questo quindi è un programma molto molto vario, c'è un po' di tutto come vedete, e spero... per me sarà anche molto interessante perché mi sono dato tante cose nuove da imparare, quindi però devo dire che gli incontri che faccio qui alla scuola sono sempre anche per me personalmente una grande soddisfazione, innanzitutto il contatto con i ragazzi.
E poi passiamo a un concerto di un fenomeno particolare, un fenomeno italiano, Emanuele Acciulli, un pianista italiano che credo sia già venuto qui anche, che ha vinto il premio Abbiati come miglior solista, che stranamente, essendo italiano, ha scritto il libro più importante sulla musica americana, cioè ha scritto il libro che anche per noi in America in traduzione viene considerato come un po' il testo principale per la musica americana del periodo di dopoguerra. E non, fa un programma tra America di Ruggles e Adams e non America, però sempre basato su una certa idea dell'evocazione, che lui poi ci farà una conferenza. È un personaggio veramente di grande cultura che conosce veramente bene la profonda America, la mia America, cioè quello dell'Arizona, del Sud-Ovest. Anzi, mi fa un piacere enorme parlare con lui, perché vedere, credo che qualcuno di calci che va a Los Angeles e trova un'altra persona che gli parla in termini molto dettagliati di calci, trova un grande piacere. Una persona di Flagstaff come me, che vado a Milano e parlo con qualcuno che mi parla di Flagstaff in grande dettaglio, mi fa molto piacere, è lo stesso, insomma. Ma Acciulli, sono molto contento che lui possa tornare. Poi finiamo la stagione con ancora due concerti dell'Orchestra Toscana. Nella seconda, per esempio, abbiamo la scozzese di Mendelssohn, che è un altro. Mendelssohn da giovane fece vari viaggi in Europa che poi divennero per lui fonti di ispirazione importante per le creazioni dopo, come anche la Sinfonia Italiana. Ma certamente il contatto con la Scozia, che rappresentava certamente per lui un elemento esotico, cioè con il romanticismo, anche Sir Walter Scott, tutti questi i romanzi del Medioevo, tutto questo. Quindi questo sentiremo in questa Sinfonia meravigliosa, anche l'altro programma che è bellissimo con Federico Colli, solista, che è un giovane che sta facendo una carriera strepitosissima, che sentiremo. E poi, come sempre, finiamo la stagione in giugno con un concerto del vostro coro Galilei, che è una delle glorie di Pisa e che ci dà sempre un'occasione di festeggiare una istituzione proprio locale. Quindi è così la stagione, secondo me una stagione molto interessante, molto ricca, molto varia. E spero coerente, e spero innanzitutto che faccia piacere, che dia gioia a chi ascolta, a chi segue. Grazie. Grazie al maestro Swan per questa presentazione e per averci ulteriormente stimolato nei confronti della stagione. L'appuntamento quindi è al 17 per la conferenza del maestro e poi la sera del 18 per il concerto di apertura. Ringrazio innanzitutto il maestro, ringrazio i nostri partner per questa iniziativa. Vi chiedo soltanto un secondo di attenzione per ringraziare anche le persone che all'interno della scuola lavorano per la stagione concertistica. Spero vi sia piaciuto per esempio il programma, la grafica e così via. Questa è produzione interna dell'ufficio comunicazione della scuola, e quindi lasciatemi menzionare le persone che voglio ringraziare, che sono, vado velocemente per cognome, sono solo quattro, ma Guidi, Pantani, Leccese e Freccioni, che vi prego di ringraziare con me con un applauso, e con questo vi saluto. Guardi, aggiungo che il mio lavoro qui, io abito a New York e viaggio, insomma, sono in viaggio quasi continuo, e il mio lavoro qui è possibile solo perché ho delle persone talmente in gamba, talmente disponibili, talmente pazienti, talmente bravi. E io sono molto molto grato a loro, a voi tutti, perché se no questo lavoro non sarebbe possibile. Grazie di cuore.